Siamo lieti di ospitare questo appuntamento che è proprio della rassegna Leggere e Volare, promossa dall'amministrazione provinciale di Siena e che conta l'adesione di pregevoli partners, tra cui anche l'Università degli Studi di Siena. E siamo ancora più lieti di avere con noi il dottor Umberto Guidoni. Solo degli esperti del settore possono adeguatamente presentare ed accompagnare in questa serata un personaggio di tale levatura. E per questo e di questo ringrazio Alessandro Marchini, direttore dell'Osservatorio Astronomico dell'Università degli Studi di Siena, ed il professor Vincenzo Vilucci, nuovo ex docente di fisica del Dipartimento di Scienze, Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, sempre dell'Università degli Studi di Siena, che hanno accolto questo incarico con la consueta cortesia e soprattutto passione. A loro do la parola per dare l'avvio all'incontro. Grazie Luciano Grassi per la presentazione e per il benvenuto in questa bella sala, che invece è un luogo molto adatto per questo genere di incontri. Accanto a me, a distanza di qualche anno, ero ospite di una conferenza organizzata qui a Siena dal Milano Astronomico Senese e mi trovo un astronauta. Chi da piccolo non ha avuto il sogno di volare o fare l'astronauta? Sa esattamente che cosa significa. E, tra l'altro è a Siena che presentare un libro, questa sera magari non parliamo proprio di quel libro, però mi fa piacere il libro, è un libro per ragazze. Nella sua pagina di Wikipedia c'è scritto che è ritirato, cioè è ritirato, in pensione come il professor Vilucci, che non si ferma un minuto per tutte le attività che abbiamo in questo periodo, e credo che anche Alberto Guidoni abbia una vita molto intensa. E scrivere un libro per ragazze, direi alla come ultimo capitolo per il momento ovviamente della sua carriera di divulgatore, è una cosa molto bella. Tra l'altro quello per ragazzi c'è scritto in qualche sito internet dagli 8 anni in su, che mi ha incuriosito molto e devo essere sincero, ho letto qualche capitolo. Praticamente il titolo è del libro è così extra così più a destra, e ci sono dei capitoli in cui vengono affrontati, ad esempio, come certi strumenti che sono divenuti per noi quotidiani sono stati pensati, ideati e studiati per la tecnologia aerospaziale. Come pensate si comporta ad esempio il mercurio in assenza di gravità? Come ci si può misurare la febbre nello spazio? Ora abbiamo tutti i termometri infrarossi, ma il primo penso che sia stato il punto della stazione spaziale, se non ho capito male quello che c'era scritto nel libro. Ovviamente il mercurio in assenza di gravità non può comportarsi dentro un termometro esattamente come si comporta sulla Terra. Una cosa che mi ha incuriosito molto nella biografia di Umberto Guidoni è che lui ha partecipato a due missioni spaziali, è il primo astronauta europeo, oltre all'italiano, a essere salito a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ora, grazie ai social network, abbiamo tutti i giorni centinaia di decine di immagini che ci mandano gli astronauti. Ora c'è Luca Parmitano che scenderà a terra tra due giorni, perché domenica finisce la sua missione. Umberto Guidoni ha partecipato a due missioni, una nel 96, dove ha percorso 252 orbite, e una nel 2001 dove ha percorso 186 orbite, quindi circa 440 orbite per un totale di 18 milioni di chilometri. Quando ho parcheggiato, ho guardato il contatore della mia macchina, segna 91.000 km. Credo che con tutto l'impegno del mondo, se non si sale a bordo della stazione spaziale, non si possa raggiungere questa cifra. Quindi, a parte questo incipit che volevo dedicare sia al libro, che è poi il motivo per cui è stato invitato Roberto Guidoni a Siena per Leggere e Volare, e sia anche alla parte simpatica quanti chilometri si può percorrere in pochi giorni, relativamente in pochi giorni, a bordo di una navicella spaziale.
Direi di passare immediatamente la parola a Umberto Guidoni, che ha preparato anche delle cose da farci vedere, e poi il resto della serata sarà a vostra disposizione per le domande, che penso sia una cosa utile da fare quando si incontra un personaggio che ha avuto delle esperienze extraterrestri, veramente. Sì, grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto io farò partire fra poco il filmato, prima però volevo un attimo introdurre l'argomento. Chiaramente la mia esperienza è relativa soprattutto allo shuttle, a quel veicolo che vedete lì, le immagini. È un veicolo che ormai è in pensione definitivamente, è in un museo. Ne sono stati costruiti 5 esemplari, purtroppo 2 sono andati distrutti nel corso di 30 anni di vita operativa, e ne sono rimasti 3 e sono tutti e 3 in diversi musei. Uno è al Kennedy, la base di lancio, l'altro è a Washington, allo Smithsonian, e il terzo è a Los Angeles, al Museo di Scienze Naturali. E quindi è ormai un reperto storico, quindi quando ne parlo mi sento sempre un pochino di parlare del passato, sembra appunto, è difficile immaginare che qualche, ormai una decina di anni fa, ero a bordo di uno di questi veicoli. Però lo shuttle ha rappresentato effettivamente un cambiamento di paradigma nell'esplorazione dello spazio. Praticamente è entrato in funzione nell'81, ma sostanzialmente è stato, diciamo, l'erede, se vogliamo chiamarlo così, dell'Apollo. Cioè il veicolo prima dello shuttle erano le capsule Apollo, e quindi ha rappresentato un salto tecnologico ma anche culturale, direi, addirittura, se volete, un'apertura dello spazio a soggetti che fino a quel momento erano stati esclusi. Penso alle donne, nessuna astronauta donna aveva mai volato, perché in tutte le missioni precedenti, sia prima delle missioni lunari sia durante le missioni lunari, erano soltanto piloti militari quelli che partecipavano, e quindi erano sicuramente maschi, sicuramente americani. Con lo shuttle invece si è aperta una nuova era, intanto non erano solo militari, ma si è aperta al mondo dei civili, quindi alla ricerca, all'università, alle donne, come ho detto, e soprattutto alle collaborazioni internazionali. Quindi gli astronauti, diciamo, di nazionalità diversa da quella americana, hanno potuto avere questa possibilità grazie proprio allo shuttle. Tornando alla ricerca, al titolo di questo pomeriggio, diciamo, lo spazio grazie allo shuttle è diventato effettivamente un ambiente in cui si fa ricerca. Fino a quel momento le preparazioni erano brevi, le tecnologie erano ovviamente quello che potete mettere dentro una capsula che a malapena riesce a contenere 3 persone è estremamente ridotto. Lo shuttle invece è grande come un piccolo aereo, quindi ha la possibilità di ospitare anche esperimenti complessi, ma soprattutto è stato, come dire, il punto principale per poter costruire la stazione spaziale internazionale, che oggi è uno dei punti principali del programma spaziale, non solo americano, ma direi appunto internazionale. In questo caso la parola internazionale non è usata. Ecco, quindi, diciamo, lasciatemi dire così, questa chiacchierata che faremo oggi un po' è anche un tributo allo shuttle, che ci ha permesso a un'intera generazione di astronauti di fare questa esperienza. Oggi, con l'andata in pensione dello shuttle, è cambiato di nuovo lo scenario. Non sappiamo bene quello che ci riserva il futuro. Una cosa è certa, che probabilmente il futuro ci riserverà la possibilità di andare nello spazio anche ai privati. Soprattutto in questi ultimi anni, diverse compagnie private hanno investito, anche grazie alle sovvenzioni della NASA, diciamo, ai progetti finanziati dalla NASA, ma comunque hanno investito risorse per poter costruire veicoli commerciali. Quindi siamo oggi entrati in una nuova era in cui forse per la prima volta andare nello spazio non sarà necessariamente una professione a cui devi dedicare, se non proprio una vita, comunque una parte importante della tua vita, ma potrà essere un'esperienza, diciamo, che potranno fare tutti quelli che sono interessati. All'inizio ovviamente sarà parecchio costoso, ma come tutte le cose col tempo diventerà disponibile, se non per tutti, se non per una grande parte dell'umanità. E credo che questo sia un aspetto importante anche dal punto di vista culturale, perché guardare la Terra da questo punto di vista, vederla per quello che è, un corpo celeste unico rispetto a tutti quelli che riusciamo a vedere, insomma, intorno a noi, è un'esperienza che sicuramente ti cambia un pochino. Quando torni sulla Terra, torni con la consapevolezza di appartenere, diciamo,
diciamo così, a una grande astronave su cui siamo tutti imbarcati. Allora, ci sono momenti in cui andiamo più lento perché purtroppo ho dovuto scegliere dei tempi per il filmato. Lo shuttle è questo, è un veicolo alto come un palazzo di 20 piani, lì ci sono un po' di numeri, e quindi quando questo edificio si solleva è veramente un'esperienza impressionante. Oltre allo shuttle, l'altro veicolo che trasporta esseri umani è la Soyuz, che oggi, dopo l'andata in pensione dello shuttle, è diventato un unico veicolo che porta gli astronauti sulla stazione spaziale. Ecco, qui torniamo adesso allo shuttle, al lancio. Qui vedete l'orologio che conta ormai i secondi prima del lancio. Questo è lo shuttle sulla rampa, come vi dicevo, immaginatevi un oggetto alto più di 60 metri che a un certo punto comincia a muoversi. Adesso vedete questa che vedete è acqua che viene scaricata dall'osservatorio da una grossa colonna che c'è vicino alla rampa, serve a raffreddare la struttura. Quindi quando lo shuttle parte si vede tutto quel grande fumo, in realtà altro non è che proprio l'acqua, è l'acqua che va da sotto e serve a raffreddare la rampa di lancio. Ecco, al momento del decollo vedete appunto, come dicevo, sono 2.000 tonnellate che si sollevano lentamente, e questo è l'interno della cabina vista dietro. Questo è quello che vedono gli astronauti al momento del lancio. Vedete un'immagine decisamente diversa da quella che si vede un aereo, forse per il fatto che ti allontani in maniera verticale. E il viaggio verso lo spazio in realtà dura pochissimo, per andare in orbita ci vogliono 8 minuti e mezzo, quindi è un viaggio molto impegnativo, perché ovviamente si è sollecitati, si è l'accelerazione, ma tutto sommato tutto si avviene nello spazio di meno di 10 minuti. Quando finalmente lo shuttle è in orbita, si è liberato del serbatoio e lo vedete in orbita. Fino a qualche anno fa lo shuttle andava in orbita e rimaneva da solo. Adesso c'è questa base su cui lo shuttle può arrivare. Vedete, ha le dimensioni di un campo di calcio, circa 100 metri per 80, per rimanere nella similitudine del calcio, impiega 90 minuti a fare un giro, quindi il tempo di una partita. Qui vediamo il carattere internazionale della stazione spaziale. Quando io dico internazionale, come dire che 15 paesi partecipano alla costruzione, di questi 10 sono europei, sono rappresentati dall'Agenzia Spaziale Europea. Ci sono 3 laboratori destini, americano, Columbus, europeo, e Kibo, giapponese, dove si effettuano gli esperimenti scientifici. E queste sono le immagini di come appariva, adesso l'avete vista come oggi, queste invece sono le immagini di come era nel 2001, quando io ho avuto l'opportunità di mettere piede a bordo della stazione spaziale. Vedete, molto più piccolo, c'era solo un pannello solare, c'erano alcuni moduli, circa la metà di quelli che ci sono oggi, e questo è il momento, diciamo, cruciale, quando lo shuttle si avvicina lentamente fino a toccare. E questo è lo shuttle visto dalla stazione. Nel mio volo c'era questo cilindro, di cui parleremo successivamente, e davanti si vede male, ma c'è un capo ponte, una gru, che verrà montata sulla stazione spaziale. In quegli anni la stazione spaziale era un cantiere in piena fase di costruzione, quindi una gru, non ci sono cantieri neanche nello spazio che possono andare senza gru. Quindi il nostro viaggio, che era il sesto per la costruzione della stazione, serviva proprio, l'obiettivo principale era proprio quello di portare questo carro ponte sulla stazione spaziale. Questo è il momento dell'aggancio, e questo è il momento cruciale. Which connects to their docking port. E si fa l'ingresso nella stazione spaziale. Ripeto, questa è la stazione spaziale del 2001, ci sono solo 3 astronauti di equipaggio, oggi ce ne sono 6 permanentemente a bordo. Questo era il comandante ancora della spedizione, e questi erano gli altri due membri di equipaggio americani, il comandante russo. Questo modulo che vedete nella serie dello shuttle è molto importante per l'Italia, perché era uno dei moduli logistici costruiti dall'Italia come parte del suo impegno nella stazione spaziale. Noi siamo membri a tutti gli effetti, e il nostro contributo è questo, che altro non è se non un container spaziale che serve a trasportare, come vedete, materiale dalla Terra verso lo spazio, ma
ma anche viceversa dallo spazio, perché poi questo modulo che adesso dobbiamo attaccare alla stazione viene sganciato di nuovo, rimesso nella stiva e controllato. Tra le cose che si portano allo spazio ci sono i vestiti, l'acqua, l'aria per respirare, il cibo, e ci sono anche esperimenti, questo che vedete si scarica, è un esperimento per la crescita di cristalli, di proteine in assenza di peso, perché il punto nodale di tutto questo è che la stazione spaziale rappresenta un ambiente assolutamente unico dove poter fare esperimenti in assenza di peso. Quindi qui siamo appunto nel periodo in cui c'era un solo laboratorio di un americano, ma ormai di questi laboratori ce ne sono altri due, e quello russo, quello europeo e quello giapponese sono fra loro ovviamente complementari. Fino adesso abbiamo visto l'attività dentro la stazione spaziale, ma naturalmente qualche volta c'è bisogno di andare fuori per svolgere un'attività all'esterno, quella che si chiama attività extraveicolare o ERA, no? EVA, o banalmente detta passeggiata spaziale. In realtà di passeggiata è un termine proprio sbagliato tecnicamente, perché nello spazio, come vedete, non si cammina, al massimo ci si sposta con le braccia, quindi proprio il termine passeggiata è sbagliatissimo, però ormai è entrato nell'uso e questo è quello che viene definito. Normalmente viene vengono spostati, vedete, sono ancorati con i piedi al braccio meccanico, a quella struttura che noi abbiamo contribuito a realizzare sulla stazione spaziale, e svolgono un'attività che è generalmente quella di collegare dei tubi, di montare esperimenti, di riparare là dove c'è bisogno delle strutture. In questo caso qui vediamo una fase in cui abbiamo stato montato il famoso braccio robotico di cui parlavo prima. Qui lo vediamo in funzione, questo è il braccio di cui stiamo parlando, che serve appunto per muovere oggetti di grandi dimensioni da una parte all'altra. Ora, attività di questo genere, quando gli astronauti vanno fuori, in genere si va in coppia, ma conta molto l'attività che si svolge dentro la stazione, o dentro il fatto, perché quando gli astronauti lavorano fuori hanno il vincolo della tuta, hanno poca visibilità, riescono a guardare solo in avanti, e soprattutto sono impegnati a svolgere il lavoro, quindi non posso avere conto del fatto che nel frattempo stanno girando intorno alla Terra. Vedete, qui non si vede la faccia dell'astronauta perché è stata calata una visiera per proteggere gli occhi dagli raggi solari, perché sono fuori dall'atmosfera. Quindi questa attività di sincronizzazione del movimento orbitale con le attività viene svolta dall'interno, e serve a dare loro, diciamo, un momento per esempio per cui abbassare la visiera piuttosto che accendere le luci. L'ho detto prima, l'elemento fondamentale per cui si fa ricerca nello spazio è l'assenza di peso. L'assenza di peso che ha effetti anche sugli esseri umani, perché questa è la stessa persona. Quando sei nello spazio i fluidi si spostano verso l'alto, quindi la faccia si gonfia e hai un po' la sensazione come quando sulla Terra sei la testa in giù. Anche vivere in orbita cambia completamente, non puoi cucinare in condizioni in cui le cose fluttuano così, no? Quindi quello che puoi fare con l'acqua, per esempio, si comporta in questo modo, evidentemente non puoi usare il rubinetto. Puoi mangiare o puoi bere in confezioni che siano in qualche modo protette, in modo che il cibo e le bevande non vanno in giro. Adesso qui stiamo facendo una bellissima dimostrazione. Questo è il modo come si vive nella stazione spaziale, vedete ci sono delle ceppe, diciamo, delle zone. Questo è il sacco a pelo, quello che vedete dietro, dove si dorme, e questo è un po' quello che si vede guardando fuori. In particolare, adesso stiamo entrando dentro la stazione, in particolare per contrastare gli effetti che accennavo prima dell'assenza di peso sul corpo umano, questa è un'attività che si deve fare tutti i giorni, almeno 2 ore di attività fisica, proprio per contrastare la perdita di tono muscolare e di calcio nelle ossa, che è uno degli effetti più a lungo termine. Qui siamo ancora in un'altra delle cuccette, come vedete è l'unica zona in qualche modo in cui puoi costruire un po' di privacy, di metterci le cose che ti appartengono, e creare insomma un ambiente più familiare per persone che stanno nello spazio anche per mesi. Questo è come viene trasportata l'acqua a bordo della stazione spaziale. Queste sacche vengono riempite sullo shuttle con l'acqua che viene prodotta dai generatori di elettricità del shuttle, che sono scelte combustibili e che quindi producono elettricità facendo energia con idrogeno e ossigeno, quindi con il prodotto di scarto c'è l'acqua. Questo è un tentativo, diciamo, di
rendere un po' più familiare l'ambiente attraverso l'utilizzo semplicemente di una cipolla che comincia a germogliare. E questi sono alcuni esempi di tecnologie che vengono sviluppate in assenza di peso. Ecco, qui c'è un, diciamo, un tentativo di spiegare perché è così importante l'assenza di peso. Per esempio, ecco, questo è quello che succede ai cristalli in condizioni terrestri, e questo è quello che succede nello spazio. Come vedete, i cristalli sono più grandi e molto più regolari. Quindi quando si studiano, per esempio, le proteine, si può studiare la struttura tridimensionale, la struttura molecolare e la tridimensionale. Questo, per esempio, è come si produce una fiamma. Vedete la caratteristica forma a punta della candela, qui invece è sferica, perché non c'è l'effetto di convenzione dell'aria calda. Quindi queste condizioni, diciamo, permettono di studiare alcuni fenomeni con grandissima precisione, per esempio per la possibilità di creare vaccini, per la possibilità di utilizzare la telemedicina anche sulla Terra, ovviamente che è una necessità che tu hai di rapportarti con gli astronauti che sono in orbita. Qui vediamo strumenti per misurare le radiazioni, esperimenti per vedere il comportamento dei materiali nello spazio. Cioè, quando io parlo di ricerca, intendo ricerca veramente a 360 gradi, da quella medica a quella tecnologica, allo sviluppo di tecnologie che poi vengono utilizzate anche sulla Terra. Per esempio, questo è chiaramente un sistema per migliorare la combustione, i sistemi di combustione. Ecco, possiamo dire veramente che la stazione spaziale è un laboratorio che ci permette di lavorare nelle condizioni in cui si troveranno gli astronauti quando un giorno lasceranno l'orbita terrestre, e quindi è un modo per sperimentare quelle tecnologie che ci permetteranno poi di fare il passo successivo quando parliamo di esplorazione dello spazio, cioè andare verso altri corpi celesti, la Luna, l'orbita di Marte e qualcuno parla degli asteroidi. Questa è la stazione spaziale in un filmato accelerato in cui, diciamo, cerchiamo di percorrere l'orbita senza dover aspettare 90 minuti, guardando rapidamente. Quello che potete vedere è che qui siamo di giorno, non si vedono le città, ma vedete quando arriviamo di notte le città si vedono come queste macchie di luce. Queste che invece vedete, questi paglioni improvvisi, che sono i temporali, come si vedono dall'altra parte delle nuvole, diciamo così. Adesso, se fate attenzione, vedete una parte del mondo che dovreste conoscere bene. Guardate qui. Vedete quanta luce, impressionante dallo spazio quanto siano illuminate le nostre città. E ovviamente in qualche modo la luminosità è un elemento che misura la densità di popolazione. Guardate il Nilo, il Cairo, mentre ci sono zone ovviamente dove non ci sono luci perché sono zone deserte, perché sono molto meno sviluppate dal punto di vista. Sempre per rimanere nelle cose che si vedono dallo spazio, in qualche modo la Terra, come si vede, Italia di giorno, dove non si vedono tracce delle città, e di notte, dove invece le città si vedono ancora. E diciamo, quando sei in orbita intorno alla Terra, a 400 km, è una piattaforma ideale per l'osservazione dei fenomeni naturali. Qui vediamo una grande tempesta di sabbia nel deserto, qui vediamo una tempesta tropicale che potrebbe svilupparsi come una gara. E qui invece vediamo gli effetti dell'uomo, cioè quello che sono l'inquinamento dei fiumi, gli incendi, la deforestazione. Queste sono zone della foresta amazzonica, dove le parti più chiare, che sono molto rivisto, molto regolari, rappresentano i punti in cui l'uomo ha tagliato la vegetazione presente. Questo, per esempio, è il tramonto visto dallo spazio, e io richiamo sempre l'attenzione su questa sottile striscia blu azzurrina che rimane e che è la nostra atmosfera, è quella che noi chiamiamo il cielo, che visto da Terra è azzurro, ma visto dallo spazio, come avete visto, è soltanto una piccola pellicola intorno al nostro pianeta, ma che una pellicola piccola ma importante, perché fa la differenza tra un pianeta abitabile e uno no. Abbiamo visto, diciamo così, il periodo in orbita, adesso ci prepariamo a tornare sulla Terra, indossano di nuovo queste tute che vengono utilizzate soltanto per il lancio e per il rientro sulla Terra, ritornano i sedili, perché nello spazio, come avete visto, non si sta seduti, quindi vengono messi in posto sedili, si indossa di nuovo il paracadute in caso di emergenza e comincia il rientro. Quando lo shuttle, che viaggia a 28.000 km all'ora, urta l'atmosfera, questo è quello che succede. Vedete una grande palla di fuoco, tutto intorno diventa rosso.
grazie a queste stelle nere che servono a proteggere lo shuttle nella fase di vento. Quando lo shuttle è dentro l'atmosfera diventa un aereo, a questo punto non è più un veicolo spaziale, non è un aereo, però un aereo senza motori, perché ricordate che i motori erano alimentati da quel grande serbatoio a raggione, quindi in questo momento scende praticamente senza motori ed è un Ariane che però vola in maniera piuttosto diversa da un Ariane, dalle altre tozze, e soprattutto non avendo motori deve avere una grande precisione nell'arrivare sulla pista con la velocità giusta, l'altezza giusta, ed è questo il compito del pilota nell'ultima fase, di far atterrare lo shuttle sulla pista con la velocità giusta. Quando arriva poi sulla pista apre il paracadute ed è, diciamo, l'ultima fase della missione. Ecco, questo, diciamo, è lo shuttle, è il veicolo che per 30 anni ha in qualche modo permesso l'esplorazione dello spazio vicino alla Terra, è il veicolo che ha permesso la realizzazione della stazione spaziale ed è quello che in qualche modo, come dire, ha terminato la sua epoca e ci consegna, come dicevo prima, un futuro ancora imprecisato. Gli Stati Uniti stanno puntando su un nuovo veicolo, al momento non ce n'hanno uno pronto, tant'è vero che gli astronauti americani, così come gli astronauti di tutti gli altri paesi, viaggiano sul veicolo russo, sulle Soyuz, e però contemporaneamente sappiamo che alcune compagnie private come la SpaceX ha già mandato diversi veicoli automatici sulla stazione, altri stanno per arrivare nei prossimi anni e credo che veramente stiamo assistendo a una fase in cui lo spazio per certi versi si avvicina molto all'attività consueta qui sulla Terra, per cui non è difficile immaginare nel prossimo futuro un'epoca in cui andare nello spazio non sarà necessariamente una cosa per pochi astronauti. Pensate che dall'inizio della storia, cioè dal primo astronauta, da Gagarin, che ha volato nel 61, quindi 50 anni fa a oggi, in 50 anni hanno volato poco più di 500 persone. Ecco, credo che nei prossimi 10 anni probabilmente ne voleranno molto di più di quelle che hanno volato nei primi 50. E questo è un po' il messaggio che consegna ai giovani, insomma. Lo spazio forse apparterà al loro futuro più di quanto è appartenuto alla generazione a cui io appartengo, e questo spero che sia un passo avanti per l'umanità. Noi abbiamo, diciamo, varcato tutte le frontiere che avevamo sul nostro pianeta, forse rimaste il fondale degli oceani da esplorare, adesso però ci aspetta un oceano ben più grande di fronte a noi, per cui avremo molti anni davanti da esplorare. Il problema è trovare le risorse economiche, ma anche io credo, perché le risorse economiche sono importanti, credo che quello che serva soprattutto è un grande progetto sul nostro futuro, no? In fondo siamo andati sulla Luna in un momento in cui non è che ci fossero tantissime più risorse di oggi. Quello che c'era era la visione che l'umanità era destinata a esplorare lo spazio. Oggi questa idea non c'è più. Credo che sarebbe bello riprenderla in mano, anche perché è un modo per, come dire, per immaginare un futuro in cui l'umanità sia in qualche modo in grado di guardare ad altre possibilità oltre quella del nostro pianeta. Come diceva Tsiolkovsky, e qui chiudo veramente, la Terra è la culla dell'umanità, ma non si può vivere in una culla per sempre, quindi forse è arrivato il momento in cui la nostra culla, diciamo così, la lasciamo e cominciamo a guardare ad altre possibilità. Marte è sicuramente il primo pianeta che ci viene in mente, ma non solo. Credo che da questo sviluppo potrebbero venire anche altre idee sullo sviluppo della nostra società, come è successo sempre quando l'umanità è passata da una realtà nuova fase dell'esplorazione. Ecco, credo che questo sia un po' lo spazio e mi auguro che, diciamo, di riuscire a vedere questi accadimenti nei prossimi anni. Grazie. Allora, direi che possiamo approfittare della presenza di Umberto Vignoni per alcune domande. Le prime le faccio io. Sono due domande, una scientifica e una emotiva. Quella scientifica, per far capire spesso ai nostri studenti che frequentano l'osservatorio, ci occupiamo di studio di pianeti extrasolari, ovviamente noi studiamo il transito di un pianeta su una stella, e spesso passiamo le puntate a vedere quelli che i nostri studenti chiamano impianto. Non succede nulla, speriamo che passi qualcosa, ma non passa nulla. E io cerco di spiegare a loro che a
volte un fallimento, quello che percepisci a livello di un fallimento è una dimostrazione scientifica di una cosa. Tu sei stato, hai studiato l'esperimento Tetra, prima a terra, poi lo hai portato sullo spazio, è stata la tua prima missione nel 96, se non ricordo male, lo seguimmo, io almeno lo seguì in televisione, questo cavo si doveva srotolare 20 km qualcosa e si rompe poche centinaia di metri prima della fine dell'esperimento completo. Fu un fallimento quell'esperimento? Beh, diciamo, se uno lo guarda dal punto di vista delle operazioni, certamente fu un fallimento, tant'è vero che poi non l'hanno più fatto di esperimenti simili. Dal punto di vista scientifico invece no, fu un risultato importante perché permise che quella che era un modello, peraltro in italiano, del professor Colombo, era effettivamente un modello che poteva funzionare e questo sistema un po' complicato, appunto di 20 km di campo, con satellite in cima, poteva servire per produrre energia elettrica, perché questa era l'idea, no? In fondo l'idea semplice, la fisica 1, diciamo così, se tu hai, fisica 1, perché elettromagnetico, se tu hai in moto dentro un campo magnetico in realtà produce una differenza di potenziale carico. Questo era un filo di 20 km con un conduttore di lame, il campo magnetico terrestre è debole ma c'è, lo shuttle in compenso viaggia molto velocemente e quindi facendo un po' di conti 20 km producevano una differenza di potenziale circa 5.000 volt, sufficienti per far passare una corrente di circa 1 ampere. Quindi facendo un conto 5.000 volt 1 ampere sono 5 kW di potenza. In realtà ne abbiamo prodotto 3,5 perché ovviamente erano calcoli teorici, poi prendere, però era comunque una, se pensate bene, è quello che consuma un appartamento, diciamo l'energy da 3 kW di potenza, quindi producere la stessa quantità di potenza con un filo di 20 kW. L'idea era quella che questo potesse essere utilizzato poi in futuro per generare energia, ad esempio a bordo della stazione spaziale. La stazione spaziale, se ci pensate bene, lo shuttle da un altro sistema, c'era combustibile, lo dicevo prima, no? Quindi tu, l'importante è che ti porti idrogeno e ossigeno, finché ce l'hai produce elettricità e come prodotto di scarto produce acqua, quindi è un vantaggio perché non ti devi portare acqua da terra. La stazione spaziale, avete visto, è i pannelli solari, quindi produce energia elettrica finché i pannelli solari sono illuminati, ma durante un'orbita circa la metà del tempo la passi dietro, quindi la stazione spaziale ha bisogno dei pannelli solari da un lato, ma anche delle batterie per poter avere elettricità durante la fase notturna. E voi sapete che le batterie sono sempre un punto delicato, sia perché sono pesanti e sia perché sono complicate, perché diciamo, la vista è sempre difficile da prevedere, eccetera. Quindi se ci fossero stati dei tether sulla stazione sarebbe stato perfetto, perché tu usai il tether di notte e di giorno, perché il principio naturalmente si può anche invertire. Se tu hai diciamo una differenza potenziale fai scorrere una corrente, ma se tu hai una corrente poi allora fatemi dire così. La produzione di energia elettrica non è gratis, come non lo è nessuna forma di trasformazione dell'energia. In realtà tu stai trasformando energia cinetica, perché lo shuttle si sta muovendo, in energia elettrica. Un po' lo rallenta lo shuttle, lo frena e quindi si abbassa di orbita. In realtà è talmente più veloce che l'abbassamento di orbita è minimo. Però se tu lo fai di continuo, abbiamo l'orbita si abbassa. Se viceversa hai i pannelli solari e quindi puoi invertire il senso della corrente, quello che ottieni è un lift, quindi l'orbita la alza. E la stazione spaziale ha bisogno anche di questo, perché si trova nel vuoto, ma non è proprio vuoto, perché siamo comunque l'atmosfera non è che finisce di colpo, continua anche se estremamente rarefatta. Per cui la stazione spaziale viene rallentata dall'attrito contro l'atmosfera e scende di quota, tant'è vero che ogni tanto bisogna dare una spinta e riportarla in quota. Ora questo viene fatto dallo shuttle, veniva fatto dallo shuttle quando c'è lo shuttle, o quando arriva il Progress russo gli dà una spinta, oppure dal motore della stazione, la stazione ha un suo motore con cui si può riportare su. Se ci fossero stati tether, di giorno quando tu hai più energia da usare lo potrei risolvere. Quindi in effetti stava
tecnologia che purtroppo non è stata applicata perché ha avuto dei problemi. Quindi, diciamo, dal punto di vista scientifico sicuramente non è stato un fallimento, dal punto di vista tecnico purtroppo la NASA ha detto non è una tecnologia ancora matura a sufficienza. Grazie. La domanda emotiva invece era questa. Guardando la Terra dallo spazio, questo penso sia l'emozione più grande per chi, come Umberto Bignoni, ha avuto la possibilità di farlo da una vicenda spaziale, dalla Stazione Spaziale Internazionale, c'è la sensazione davvero che quella casa nostra sia un corpo celeste abbastanza piccolo e noi siamo abbastanza fortunati ad abitarlo. Parlate mai delle guerre di politica fra quelli e gli astronauti? No, in realtà quando tu sei nello spazio, una delle cose che diciamo che viene naturale, lo devo dire, cioè spesso cioè, è facile fare retorica, spesso, devo dire che è veramente naturale quando sei lì parlare della Terra come casa, tutta, non fai differenza. Poi non c'è dubbio che se io faccio una foto la faccio piuttosto sull'Italia che su altre parti del mondo, e i miei colleghi del Colorado negli Stati Uniti sono veramente il Colorado. Il canadese, il russo, il Kazakistan, perché lui era di là, quindi questo è normale, ma nello stesso tempo quando eravamo pronti a tornare non dicevamo torniamo in Florida perché era lì che atterravamo, ma torniamo a casa, perché questo è il concetto che ti viene naturale quando tu sei in orbita e vedi la Terra diciamo relativamente piccola, insomma, pensate che ci si fa un giro intorno in 90 minuti, quindi diciamo quella che è sulla Terra, che è vista da Terra, sembra un oggetto che non ha fine, in realtà dallo spazio la vuoi con un elemento estremamente finito, non solo finito, ma circondato invece da uno spazio talmente grande intorno che lo rende ancora più piccolo, se vogliamo, insomma. Quindi per questo dicevo prima che se ci sarà, come io immagino che ci sarà, la possibilità di andare nello spazio, credo che sia un'esperienza che non solo divertente dal punto di vista del turismo, ma anche dal fatto che, diciamo, andando nello spazio, impara a vedere le cose con molti punti di vista e questo credo che sia un bene per tutti. Una domanda invece ci è arrivata sulla nostra pagina Facebook, quella dell'Osservatorio Astronomico dell'Università. Una persona che non poteva venire perché era di Siena chiedeva se gli investimenti privati possono aiutare in qualche modo l'industria aerospaziale. Ovviamente vi sfrutto anche Umberto Bignoni politico, perché Umberto Bignoni è stato anche parlamentare europeo dopo essere tornato a terra dalla seconda missione spaziale. Sì, io penso di sì, diciamo, ci sono state, come ovvio che ci sia, ogni volta che appunto cambia il panorama, un dibattito acceso sul fatto se fosse bene o male diciamo, che i privati entrassero spaziale. Naturalmente, come tutte le cose, bisogna fare un discorso complicato, però diciamo la prima cosa che c'è da dire è che oggi a noi assistiamo ormai da anni a una continua riduzione delle spese dei governi, no? Pensate che la NASA, che pure è comunque l'agenzia che riceve maggiori finanziamenti, è passata dall'Apollo, che aveva un budget che era 4 o 5 volte quello di oggi, quindi ha subito un taglio diciamo di 5 volte rispetto al bilancio degli anni 60 e così è anche per l'Agenzia Spaziale Europea e per gli altri. Quindi è chiaro che mentre diventano sempre più costose, anche perché diventano più complesse le attività spaziali, i budget diciamo, nazionali diventano sempre di meno. Quindi è evidente che in queste condizioni c'è il rischio che, non dico che si diminuiscano, ma che rimangano abbastanza stazionarie le attività di ricerca, e quindi questo vuol dire allungare i tempi di eventuali risultati diciamo, in qualche modo che possono cambiare le sorti dell'attività spaziale. L'attività privata in un certo senso ha il vantaggio di colmare questo buco, nel senso che oggi i privati, come appunto sta accadendo negli Stati Uniti, possono mettere in cantiere nuovi veicoli che per la maggior parte si utilizzano tecnologie ben collaudate, perché ovviamente i privati non hanno possibilità di investire su cose molto futuribili perché non c'è la
Quindi voi capite che diciamo, credo che siano 12-13 miliardi di dollari, la metà se ne andava nei voli dello shuttle circa. Se tu riesci a trovare un vettore privato che ti dimezza o ti riduce addirittura di un decimo i costi, vuol dire che quella stessa parte del denaro tu la puoi investire invece nella missione verso Marte, che richiede invece investimenti notevoli, perché tu lì devi sviluppare da capo, dall'inizio, senza sapere quali sono le prospettive, sia il veicolo, i motori e tutto quello che c'è intorno. Quindi questo è il livello di interesse del privato. Poi naturalmente c'è anche il rischio del privato con rispetto agli standard di sicurezza che capita per le compagnie, e lì dipende diciamo, dalle regole che tutti insieme stabiliamo. Quindi diciamo, tenendo presente questo, io credo che l'arrivo del privato sia un fatto positivo, che peraltro, come ho detto prima, apre il capitolo del turismo spaziale, che potrebbe essere il primo caso di applicazione diciamo, di questa tecnologia spaziale pubblico, perché molti hanno pensato che un giorno avremmo costruito fabbriche nello spazio, non è, un po' di tempo non è mai avvenuto, perché ancora le tecnologie sono troppo costose e diciamo il ritorno anche a sviluppare cose molto sofisticate, come possono essere farmaci, no? Cioè comunque non ti ripaga dell'investimento di lanciare un oggetto nello spazio. Ecco, credo che invece forse il turismo è la prima caso, almeno così dicono le persone che stanno investendo in quel campo, in cui ci potrebbe essere un ritorno economico per chi investe in quel settore, diciamo, come si chiama, il magnate della Virgin, lui si è fatto due conti e dice che c'è un mercato di decine di miliardi, non so quello che vede lui, però insomma è uno che credo che sta per trattare queste cose. Quindi vedremo di nuovi shuttle con lo sponsor sulle fiancate. Quello è quasi certo, ma più che uno shuttle sarà probabilmente un veicolo, una capsula. Io credo che l'epoca dei shuttle, almeno per questo momento, sia definitivamente chiusa. C'è un solo privato che sta puntando sullo shuttle, si chiama Sierra Nevada Corporation, che ha fatto questo shuttle che si chiama, no, aspetta, come si chiama, Dream, una cosa del genere, qualcosa del genere, che effettivamente ha l'aria, ma è molto più piccolo dello shuttle. Se no le altre sono capsule, sia la SpaceX, altre compagnie, la Boeing, stanno facendo delle capsule, quindi si torna ai veicoli del lavoro. Avete idea di quanto costa portare un chilo di materiale sullo spazio? Ce lo disse Umberto Guidoni quando era ospite nostro a Palazzo Patrizi, era ospite dell'Unione Astronomica Senese qualche anno fa, e all'epoca erano $10,000 al chilo, grosso modo, portare un litro d'acqua. Cioè un litro d'acqua costa veramente tanto, da portare gli astronauti ne hanno ovviamente bisogno, quindi ovviamente il costo di una missione è il costo di tutto quello che comporta la missione, anche gli stipendi di quelli che controllano tutto da terra, oltre del mangiare e mangiare sullo spazio. Regolamento internazionale dice che non si possono mettere
storicamente nessuna arma è mai stata messa nello spazio, quindi non si possono fare basi militari, non si possono fare niente di tutto questo nello spazio. Questo è come sono oggi gli accordi internazionali. E la cosa che diceva sulla ricerca, quello è naturalmente diverso, c'è questo rischio naturalmente, però appunto, come dicevo prima, quello che conta è trovare una normativa che sia rispettosa di questi aspetti, che quindi garantisca che per esempio l'attività di ricerca che si fa nello spazio sia patrimonio comune, anche perché spesso l'attività che si svolge nello spazio, come abbiamo visto, ha carattere internazionale, quindi è difficile reclamare questo di proprietà di uno o dell'altro. È anche vero che già oggi in una stazione spaziale tutto sommato internazionale ci sono esperimenti proprietari, nel senso che se io sono la società farmaceutica XY e mi pago, nel senso che pago la NASA il viaggio per andare sullo spazio e tutto quello che comporta, perché voi forse non sapete, ma la stazione spaziale è come un condominio, ciascuno paga per i propri millesimi e ciascuno prende in funzione di quello che paga, per cui noi paghiamo attraverso i nostri moduli che abbiamo mandato nello spazio, abbiamo diritto a tanti centimetri quadrati di esperimenti, tanta potenza applicata, tanto tempo astronauta a disposizione. Quindi se tu paghi hai il diritto, puoi metterci una cosa tua e ovviamente hai diritto a tutto quello che viene fuori da quella scoperta. Quindi questo si fa ancora oggi, quindi non c'è bisogno di privare. Si tratta di stabilire delle regole, per cui per esempio se è un'attività in cui sono messe insieme delle risorse che sono di tutti, evidentemente anche i risultati sono di tutti, come è per le pubblicazioni, quando viene pubblicata una cosa che riguarda la ricerca nello spazio, viene pubblicata per il primo anno, in Italia sono proprietari del gruppo che ha fatto, diciamo, un esperimento, ma dopo un anno i dati sono pubblici per tutti, diciamo nel primo anno è soltanto per dare tempo a quelli che hanno ideato l'esperimento di fare le loro analisi, ma dopo quel tempo i dati sono disponibili per tutti, quindi chiunque può usare i dati per fare le proprie ricerche. Questo potrebbe essere un sistema per cui per qualche anno hai la priorità perché hai investito in quelle cose, poi dopo hai la possibilità di chiunque la possibilità di usarlo, questo potrebbe essere un criterio, che peraltro credo sia un criterio anche abbastanza, diciamo, netto. Per esempio di democrazia almeno nella ricerca. Esatto. Voglio far atterrare sulla Luna.
Marte, e quindi anche lì è la prima volta che un paese emergente, chiamiamolo così, lancia una missione verso Marte. Quindi dopo i russi, gli americani e gli europei, l'Europa lì, diciamo, ha tenuto bene, perché è il terzo paese che ha mandato una sonda, Mars Express, anzi sono 10 anni ormai che sta già lì che gira intorno a Marte. Gli indiani stanno mandando una sonda verso Marte, quindi saranno il quarto paese a mettere in orbita una sonda intorno a Marte. Quindi non c'è dubbio che là stanno mettendo grandi risorse nello spazio. I cinesi sicuramente più degli indiani, ma anche gli indiani, perché pensano, e io credo giustamente, che in futuro le tecnologie spaziali saranno importanti, come lo sono state nel secolo scorso le tecnologie aeronautiche. Diciamo, al di là dell'aspetto militare, non c'è dubbio che la tecnologia aeronautica ha rappresentato nella seconda metà degli anni del secolo scorso un grande sviluppo tecnologico. Io mi ricordo una frase a proposito dell'esperienza al Parlamento europeo, quando è venuta una delegazione cinese in visita, e vabbè, abbiamo fatto una chiacchierata, diciamo, e non so se non mi ricordo chi era il ministro di qualcosa da cinese, che disse: sì, è vero, noi diciamo, produciamo magliette che vendiamo a prezzi stracciati, cioè, però quando dobbiamo comprare un Airbus dobbiamo vendere decine di milioni di magliette per comprarlo. E mi sembra che abbia centrato il problema, cioè se tu vuoi essere in grado di competere con paesi come l'Europa e gli Stati Uniti, devi avere delle tecnologie. Quindi guardare lo spazio per i cinesi è un modo per guardare anche i loro interessi nei prossimi decenni, diciamo così. E lo stesso è fare per gli indiani. Quello che lascia più stupiti, secondo me, lasciando di fare, diciamo, un po' di autocritica, è che invece questa cosa non la capiscono gli europei e gli americani, per certi versi, ma io mi preoccupo degli europei, cioè che noi non riusciamo a capire come su questo aspetto qui dello spazio si gioca anche il futuro del nostro continente, insomma. È vero che siamo in condizioni difficili, regolamenti, tutte queste cose sono tutte vere, però credo che nonostante tutto forse potremmo trovare un po' più di risorse, ma non mi riferisco solo alla ricerca spaziale, io dico alla ricerca in generale, cioè l'Europa è stata il punto più avanzato della ricerca per tanti anni, poi siamo stati superati dagli americani, però non c'è dubbio che continuiamo a vivere di rendita, se non mettiamo nuove risorse, anche economiche, molto presto, anzi ormai credo sia già successo, cinesi, indiani ci supereranno in termini di capacità di innovazione. Ecco, questo è il punto. Insomma, se è giusto che loro ci pensino, è meno giusto che non ci pensiamo noi. Non si può vivere di rendita in una realtà in cui le cose viaggiano molto rapidamente. Ecco, questa è la mia preoccupazione. Giusto per collegarmi al discorso di prima sulle normative, secondo me è molto importante stabilire le normative anche chi le stabilisce, perché abbiamo esempi anche sul nostro pianeta come l'Antartide, che era stata dichiarata a livello di nessuno ed era soltanto a scopo di ricerca, però adesso non è Gazprom in Genova, ma sono gli attivisti di Greenpeace che protestavano contro le possibili violazioni di Gazprom. Quindi la normativa è una cosa importantissima. Poi io tra le domande ad esempio si sente parlare sempre di più di nuovi istituti spaziali che possono essere un problema per chi li nomina, e quindi devo sapere quanto questo problema è cosciente dell'astronauta quando è nello spazio, se ci pensa a queste cose, e poi su magari un altro tipo di domande su tecnologie future, per lei quanto può essere vera la teoria della relatività applicata ad esempio ai viaggi nel tempo, oppure cosa pensa di queste teorie sui buchi neri che potrebbe essere di portare un po' di questo, un po' di fantascienza, questo è fantascienza, però magari dare un punto di riferimento importante per le sue opinioni. Sì, diciamo, la normativa sono d'accordo, è fondamentale e soprattutto farla applicare, naturalmente non basta semplicemente scriverla, e l'esempio dell'Antartide in effetti è una di quelle cose che fa riflettere. Io lo dico sempre scherzando, ma neanche tanto, se trovano, diciamo, qualche cosa di veramente importante sulla Luna o su uno degli asteroidi, sicuramente la corsa allo spazio riprende con tutt'altro passo. Mi
auguro che avremo per quel tempo delle regole ben chiare. E, diciamo, cosa pensiamo degli spaziali? Ma in realtà il problema non è così urgente come sembra. Non so chi di voi ha visto Gravity, le cose non sono viaggi così, insomma, non hanno effetti così drammatici, anche perché lì non è esplicitato, ma le cose girano tutte nello stesso verso. Quindi, per fortuna, nel senso che tutti quanti vanno in orbita, diciamo, verso est, tutti i satelliti vengono lanciati andando verso est, perché utilizzi la rotazione della Terra. Quindi tutto quanto si muove nella stessa direzione. Ora, le velocità relative possono essere leggermente diverse, ma non ti viene addosso a 28.000 km, ti viene addosso la differenza di circa 28.000 e 26, 25, quello a seconda dell'orbita dove ti trovi. Quindi, questo è tutto per dire. Poi c'è sempre la possibilità di tenere un metro da fuori, quindi lì la velocità può essere qualsiasi, però i calcoli, diciamo, dimostrano che la probabilità è molto remota ed è ovviamente sempre più difficile, più è grande e più è improbabile la collisione. Tant'è vero che la stazione spaziale, che sta in orbita già da 10 anni ed è stata costruita ovviamente tenendo in mente la possibilità di una collisione, quindi hanno costruito uno schermo, diciamo schermo antimeteoriti, però la dimensione a cui si sono attenuti è la dimensione di qualche millimetro, perché quella è la dimensione più probabile, non il masso di un metro che ti viene addosso. Quindi questo è lo stato dell'arte. Poi non c'è dubbio che c'è il pezzo del motore che si stacca e diventa pericoloso. La stazione spaziale più di una volta ha dovuto spostarsi verso il rischio. In realtà, quando parliamo di stilare, parliamo sempre in termini, diciamo, relativi, cioè quello che fanno, loro calcolano le orbite con grande precisione, hanno un errore, no? Che è quello che chiamano l'error box, cioè un quadrato entro cui potrebbe passare l'oggetto. Questo error box in genere parte grande e poi man mano che conosci meglio l'orbita diventa più piccolo. Quindi quando uno dice a rischio collisione vuol dire che può stare dentro quel quadrato. In genere il quadrato sono qualche decina di chilometri, quindi quando dicono che è passato vicino alla stazione è passato qualche decina di chilometri, però per sicurezza, come dire, ci si sposta da una parte all'altra. È successo già 2 o 3 volte almeno, quindi però 2 o 3 volte su 10 anni, quindi vuol dire che la magari non è così violenta, non è così pericoloso. Un po' come i meteoriti, vedo qua. Sì, un po' come succede con i meteoriti. Adesso si fa un gran parlare anche del rischio del meteorite, diciamo, fine del mondo, anche lì non si può negare che una possibilità esista, ma sono numeri estremamente piccoli. Questo non vuol dire che va sottovalutato il problema, però diciamo non è un'emergenza di domani, ecco, non è una cosa su cui dobbiamo lavorare perché il pericolo è imminente. Io credo che questo sia sempre da mantenere. Poi sui giornali mi pare sempre la Terra è stata mancata, però è stata mancata da 200.000 chilometri, insomma, non c'è passato proprio vicino. E comunque, vabbè, anche quando ci dicono che fra 20 anni ci sarà un pericolo che hanno stabilito che ci verrà addosso, anche lì l'error box ad essere grande, ma piano piano si stringe perché scopriremo che ci passa vicino, comunque non è pericoloso. Con questo ripeto, non voglio sottovalutare il rischio, però neanche sopravvalutarlo più di quanto sia. Tra l'altro ieri mi hanno segnalato da presenti su YouTube molti video sugli effetti catastrofici della cometa Ison, potrebbe diventare molto luminosa se resiste al passaggio. È una sangue, è una cometa che passerà molto vicino al Sole e quindi potrebbe sviluppare una cosa stupenda e potrebbe essere uno spettacolo per il mese di dicembre. Questo ve lo dico da astrofilo, da appassionato, una cosa bella da vedere. Chi si ricorda della Epoca, si ricorda della Yautara, che noi abbiamo avuto la fortuna di vedere. Ecco, già su YouTube ci sono dei video con tanto di FBI warning, ovviamente viene messo costiccio fino a che qualcuno non li segnala e non li tolgono, di foto di questa cometa e poi associate a fotografie aeree magari della Terra dove c'è stato qualche incidente o qualcosa, si vedono alberi sdraiati. Cioè i catastrofisti sono sempre allerta, non so come mai le persone hanno questo desiderio di far paura e forse anche di averla un po' di paura. Cioè, vi assicuro che così come i detriti spaziali hanno una bassissima probabilità, ma non nulla, questo certo, vengono sottolineati.
esagerare, certo. Anche le commedie hanno una piccola pluralità di cos'è che viene addosso. Abbiamo quello strato sottile che ci faceva vedere Guidoni prima, che ci cos'è, c'è dei corpi relativamente piccoli, e quelli grossi dovremmo essere pronti con Armageddon. Però la commedia, sono stati tranquilli, al massimo sarà una cosa molto bella da vedere. Se rispetto a proposito del Armageddon, ma adesso in un altro filmato che faccio vedere c'è tutta la fase in cui gli astronomi vanno dall'ambiente in cui vengono diciamo tenuti in isolamento prima del lancio, circa una settimana prima, fino alla lampada, al pulmino, tutto. Chi ha visto Armageddon, no? È tutta fantasia in quel film, tutto finto, perché in una settimana si preparano per una missione nuova, ci vogliono anni per farlo, quindi persone che non hanno mai visto neanche da vicino uno shuttle, e quindi è tutto finto. Però l'unica cosa vera è proprio il passaggio dall'abitazione in cui sono isolati la settimana prima alla rampa. Lì è vero che vola l'elicottero, ci vuole anche la polizia di scopo. Quello è proprio così, è un po' da onde, come diciamo anche questo piccolo trucco americano di pubbliche relazioni. Di vedere sulla rampa tutta la sua, però la volta
utilizzano più di un'atmosfera in modo che forzi per vedere se perde, e questo per dire. Poi per fortuna si è messa, diciamo, perdeva un po', si è stabilizzata, quindi era dentro i criteri di lancio, e quindi siamo stati fermi per un po' di tempo per vedere se, e poi siamo andati avanti. Nel primo lancio in realtà la sorpresa ci è venuta dopo, perché forse non l'avete notato, però quando lo shuttle parte accende prima i motori principali, quelli che sono alimentati dal serbatoio arancione, perché quelli si possono spegnere. Quindi quei motori lì vengono accesi 6 secondi prima, in pratica lo shuttle sta 6 secondi sulla rampa con i motori accesi. Voi vi chiederete come mai non parte, perché è impollinato. Ci sono dei volumi grandi come questo basamento qui, ce ne sono 8 imbullonati, e quindi lo shuttle, se non ci avete fatto caso, ma quando c'è il motore lo shuttle si flette, perché i motori stanno fuori asse, quindi si piega da una parte, poi rimbalza, si addrizza, e quando è dritto, diciamo, sono passati circa 6 secondi, a quel punto arriva a zero e partono i due booster, e a quel punto si parte. Naturalmente i bulloni non vengono svitati, ma esplodono. Infatti io a casa ce l'ho le due metà, perché sono spaccate in due, e così si tolgono i bulloni, e te lo regalo poi quando dopo il lancio te lo vado. Quindi ce l'ho a casa questi bulloni, e quindi per 6 secondi lo shuttle è sulla rampa con i motori accesi. In quei 6 secondi tu hai il tempo di verificare che i motori funzionino, che tutto funzioni, perché se lo spegni, ed è successo a 2 secondi, a 1 secondo, a meno di un secondo dal lancio, che hanno spento i motori perché qualcosa non funziona. Ed è quella che si prova un mese prima, questa cosa qui. Allora, noi i motori si accendono, sulla cabina noi abbiamo il manometro per misurare la pressione, 1 al 100%, 2 al 100%, il terzo al 60%, normale procedura di shutdown. Per cui 6 secondi, 5, 4 secondi stanno già sganciando, perché poi devi fare un certo tempo, e invece partiamo. Non vi sto a dire quello che ha detto il comandante, perché non è reperibile, però tu sai che se c'è un motore a meno del 100% nei primi minuti non vai in orbita perché non hai sufficiente potenza, e quindi devi fare un atterraggio d'urgenza. E diciamo, il commento colorito del comandante era sul fatto che proprio lui doveva fare il primo atterraggio d'urgenza nella storia dello shuttle. Invece la Terra ci ha comunicato che la loro indicazione era buona, quindi era solo il nostro, che evidentemente, come succede anche a Terra, la lancetta non si era mossa, ma invece il motore funzionava. Quindi questo per dire che insomma un po' di emozione qualche volta si prova anche al momento del lancio. Non è comodo quindi badarla con la chiusa, no, a toccare la cucina per il scontro. No, ma nessuno ci ha pensato che ci potesse essere. No, la cosa è che per fortuna io non mi sono sganciato, perché la mia delegazione mi avvantaggia, siccome è la prima volta che faccio una delegazione, ma mi avvantaggia e mi scaccia. Invece per fortuna per basta fermo fino all'ultimo, perché poi siamo partiti, invece lo zero è partito, cioè. E poi è molto normale. Se c'è un atterraggio di emergenza e le cose non vanno come devono andare, nel senso che tu arrivi troppo
viene sparato verso l'alto. Nei primi 2 minuti e mezzo non puoi fare nulla, perché finché hai quei 2 razzi attaccati, quelli ti guidano e non puoi fare nulla, non puoi cambiare molto, quelli ti sparano dritto così come sei, se hai qualcosa di margine, ma è piccole correzioni. Quindi per 2 minuti e mezzo tu sei sparato verso l'alto, poi dopo 2 minuti e mezzo c'è un cursore che decide si fa in orbita, no? E normalmente è impostato su orbita. Se non vai in orbita devi dirgli dove vuoi andare, dove vuoi andare, vuoi atterrare, vuoi rimanere in orbita, magari in orbita più bassa, vuoi atterrare dall'altra parte dell'oceano. Queste sono le questioni. Allora tu lì stabilisci dove vuoi andare. Se però non hai l'energia, se tu dici io voglio atterrare dall'altra parte dell'oceano perché è l'unico posto dove posso andare, perché sono troppo veloce per tornare indietro, sono troppo poco veloce per andare in orbita, cosa posso fare? Posso atterrare per esempio in Spagna, dall'altra parte dell'oceano. Però se non ci arrivi in Spagna, perché ti finisce l'energia, perché i motori vanno piantati, finisci nell'oceano, non ci sono santi. Allora ti devi lanciare con la caduta e tutte queste cose le devi provare. E quindi questo fa parte dell'addestramento. Quindi ti devi imparare, io non ero paracadutista, non imparare a lanciarmi con paracadute, devi imparare a sopravvivere se finisci in acqua, e quindi ti danno un canotto, ti buttano in mare e te la devi cavare. Queste cose qui fanno parte dell'addestramento. Se finisci in una zona deserta e gli aiuti non arrivano subito, come fai? Allora ti insegnano come sopravvivere in una zona, in una foresta, pescando, riscaldando l'acqua, queste cose. Nel turismo estremo, noi lo facciamo gratis, nel senso che ci vogliamo fare gratis, e questa è una parte dell'addestramento. Poi c'è l'addestramento, diciamo, per quanto riguarda le condizioni nello spazio. Ora non si può riprodurre l'assenza di peso se non attraverso dei voli con gli aerei che fanno delle parabole, si buttano giù in picchiata, e finché sono in caduta libera, che meno hai una condizione di assenza di peso di 20-30 secondi. E questo pure è un'altra cosa. Come ti prepari per l'accelerazione? Ti metti in una centrifuga e ti centrifugo. Tutte queste cose fanno parte dell'addestramento. E chi più chi meno, diciamo, sono abbastanza pesanti da sopportare. Per esempio, la prima volta che ho fatto si chiama Vomit Comet, che tipo di problemi hai, e la prima volta che l'ho fatto non ho potuto prendere niente per vedere che effetto mi faceva, e devo dire che sto male. Invece poi l'ho fatto altre volte prendendo, mi dice che sono le stesse cose che si usano per i mantimani, insomma, che fanno abbastanza ridurre gli effetti, e non è la cosa. La cosa interessante è che questo effetto qui è molto peggio di quello che hai nella realtà, perché nella realtà hai un effetto di adattamento, ma lì una volta che sei in assenza di peso ci stai per sempre, non è che poi ti torni in moggio. Quindi da quel punto di vista, superata la prima prova, poi sono stato, diciamo, abbastanza bene, quindi non ho avuto grandi problemi, ma invece tu hai così. Quindi voglio dire, questo è il tipo di addestramento. Poi ci sono tutta la parte di preparazione sulla parte scientifica, che per me era la parte che sapevo meglio, e diciamo è stata, quindi quella, diciamo, non ho avuto grandi difficoltà, però è comunque uno studio. A farlo funzionare nelle condizioni in cui ti trovi sulla stazione, quindi con la difficoltà dell'assenza di peso, con le limitazioni di spazio, di strumenti, quindi insomma è per questo ci vogliono anni, perché è complicato. Una domanda semplice, forse anche un po' sciocca, diciamo. Se dentro la stazione spaziale abbassa la sua orbita, no? C'è bisogno tanto di accendere i motori per dare questa spinta, ma se c'è un'atmosfera molto rarefatta, questa spinta su cosa poggia? Quanto deve essere grossa questa? No, è la spinta, la stessa spinta che danno i motori nel vuoto, cioè comunque tu spari della massa, cioè del gas, ad alta velocità, e quello l'effetto, diciamo, che fa spostare. Sì, una reazione. Sì, proprio è la stessa, diciamo, azione e reazione dei punti fuori massa. E naturalmente questo è un po' il limite dei motori chimici, la temperatura di una reazione chimica è di qualche migliaio di gradi, quindi tu puoi buttare massa a una velocità che è, diciamo, legata alla temperatura a cui si trova quel gas, ed è per questo che i motori sono poco efficaci, i motori chimici, poco efficienti dal punto di vista, diciamo, del vuoto spaziale, ed è la ragione per cui ti devi
un po' come ci si prova, come ci si sente sull'aereo quando c'è un po' di gol d'aria, cioè tu arrivi talmente veloce che vieni sballottolato, diciamo, è come se buttassi un po' come un sasso lanciato sull'acqua, fai diversi rimbalzi dentro l'atmosfera, non rimbalzi proprio nel senso di rimbalzi, però subisci delle scossoni, perché ovviamente l'atmosfera non è uniforme e tu sei talmente veloce che, diciamo, sei un po' agitato, però non è, appunto, non è molto di più di quello che succede in aereo. Fuori ci sono i fuochi d'artificio, come avete visto, cioè ci sono 2000 gradi, quindi tutto diventa rosso, si vedono queste enorme fiamme, ma non è una fiamma, nel senso non ci sono le fiamme, però è tutto rosso, il gas dell'atmosfera si riscalda a migliaia di gradi, quindi diventa un plasma, tant'è vero che in quella fase lì tu non puoi trasmettere segnali radio, perché è coperto da questo gas ionizzato tutto intorno, ed è il famoso momento in cui quelli che, diciamo, hanno la mia età si ricordano dell'Apollo, quando perdevano il contatto radio nel momento in cui entravano. Avete visto l'Apollo 13? Vi ricordate c'è un momento in cui c'è il blackout e non sanno se sono vivi o sono morti e non riescono a stare con le mezzo radio? Quello è vero, perché quando sei dentro questa palla di fuoco non riesci a trasmettere a terra, perché sei, diciamo, impedito, perché la parte più riscaldata è proprio quella verso il basso, no? Perché è lì che urti, quindi non puoi trasmettere verso la terra, e quindi in quel momento lì, negli anni 60, trasmettevi in UHF, quindi trasmettevi alle stazioni terra. Adesso noi siamo più furbi e trasmettiamo al satellite. Lo shuttle non trasmette direttamente a terra, è un po' paradossale, noi siamo a 400 km, la cosa più logica è trasmettere a terra, invece mandiamo a 36.000 km dove c'è un satellite geostazionario che ritrasmette a terra. Quindi praticamente noi abbiamo comunicazione quasi sempre, anche se nonostante tutto qualche volta quello disturba anche le trasmissioni verso l'alto, quindi perdiamo un po' di trasmissione, però non come era ai tempi di lavoro che per qualche minuto non avevano una neurona contatto radio. Ed è proprio questo gas ionizzato intorno che impedisce la trasmissione segnalata. Apollo 13, aneddoto per esempio Max, ma un piacere del film. Senza gravità, per farti muove Comet, e mi ha lasciato anche il suo segno, e credo che abbia fatto pareti. Vabbè, credo che qualsiasi essere umano ha messo lì a fare lo stesso effetto. Ci sono altre domande? È sempre fondamentale l'angolo di rientro in atmosfera? Sì, perché lo shuttle è costruito con le piastrelle che ho visto nere, ed ha quella protezione. Solo se mantiene un angolo di inclinazione circa 40 gradi, rientra con il muso verso l'alto, 40 gradi, deve mantenere questa discesa. La cosa interessante è che tu entri così, ma siccome devi seguire un percorso, qualche volta devi anche girare, e non puoi girare come fa l'aereo, perché sennò cambi l'angolo, devi girare attorno a un punto, infatti lo shuttle si muove così, in un modo che è complicato, che è solo un calcolatore può gestire. Quando deve cambiare posizione non fa, diciamo, un crollo, ma fa una rotazione intorno a un angolo che mantiene l'angolo di 40 gradi. Perché quello è più importante di tutti, perché è la garanzia che non si riscalda con le parti che sono più deboli. Diciamo. Mi ricordo che nel finale del film devono fare una correzione manuale dell'assetto prima di riuscire a posizione. Per la capsula è almeno un critico, perché la capsula per lo male, infatti la Soyuz ancora vola e lo shuttle no. È che lo shuttle ha bisogno di un controllo, cioè tu lo devi mantenere così attivamente, perché lui da solo non si tiene. Purtroppo lo sappiamo, perché nel 2003 quando c'è stato l'incidente ha perso il controllo e si è girato, perché non riesce a tenere, se non hai un controllo attivo, la posizione. La capsula è costruita in maniera passiva, cioè la capsula, se tu non fai nulla, si mette naturalmente per gravità, per come è costruita, con la pancia di sotto verso la terra, e quindi lo scudo termico. Infatti la Soyuz più di una volta ha avuto problemi di rientro, ma non sono mai morti. Hanno preso una bella botta quando sono arrivati di giù, perché sono arrivati ovviamente con una velocità maggiore di quella prevista, però è intrinsecamente più sicura la capsula proprio per questa ragione qui, perché è costruita per essere, diciamo così, intrinsecamente diretta nella posizione giusta. Bene, mi sembra che la
successione delle domande sia stata molto interessante. Io volevo ritornare un attimo sul titolo dell'incontro, il tema che era centrato sulla ricerca, e ne abbiamo parlato, ne abbiamo sentito. Vorrei suggerirvi due aspetti della ricerca nello spazio. Sono state toccate per esempio questioni relative ai nuovi farmaci, che è un aspetto estremamente importante. Parlando spesso con studenti, ma anche cittadini, e facendo seguito a notizie prese anche dai giornali, mi ricordo per esempio della strana frutta cinese gigantesca che veniva giustificata in queste dimensioni perché i semi erano stati, almeno la giustificazione che veniva data sui giornali, probabilmente del tutto fantasiosa. Però invece è molto molto più serioso il discorso della germinazione appunto di fiori o di semi molto semplici. Prendete un fagiolino, mettetelo, una cosa che si fa in tantissime classi, anche elementari, per far vedere ai ragazzi questo fenomeno del germoglio che nasce e della piantina che cresce. Allora, se voi mettete in un bicchiere del terriccio e un fagiolino, lo annaffiate, lo tenete in classe, e che succede? Prima o poi, diciamo, spunta una fogliolina sopra. Da che mondo a mondo non succede mai che il fagiolino vada sotto. Allora se ne deduce che c'è qualcosa dentro un fagiolo che gli dice che si trova sulla superficie di un pianeta dove c'è una forza di gravità che è diretta verso il basso e che lui, da bravo, se vuole vivere, deve andare invece verso l'alto. Dopo leggiamo che sulla stazione spaziale vengono fatti esperimenti appunto di semina e di crescita di questi germogli per tanti motivi, sia per verificare l'influenza della gravità, in quel caso dell'assenza di gravità, e sia perché per i futuri viaggi spaziali una delle fonti di alimentazione previste sarebbe quella di coltivarsi ortaggi e comunque viveri a bordo. Ecco, allora, qualche volta mi sono divertito anche a cercare sulla letteratura scientifica. Evidentemente non ho cercato bene, non so, e poi perché no. Però ve lo volevo segnalare come un problema, e forse se il nostro ospite può darsi qualche chiarimento, ci può aiutare a fare questo piccolo sforzo di avvicinarci alle imprese spaziali, soprattutto perché vedo che c'è un pubblico giovane, un pubblico di studenti, e quindi avvicinarci con quello spirito che deve essere da subito di interesse critico. Mi auguro che tra di voi ci siano molti, forse tutti, benissimo, che potranno poi realizzare nella loro vita un'attività connessa alle esplorazioni spaziali. Allora cominciate a porvelo questo problema, e poi magari anche nei prossimi giorni, nel futuro, cercare di fare quello che non è riuscito a me, cioè di scoprire com'è che nascono in orbita i germogli di pomodoro, i germogli del fagioli. Perché quel famoso bicchierino che si mette sulla cattedra della maestra nelle nostre scuole elementari, posto sulla stazione spaziale, chi glielo dice al fagioli? Da che parte è l'alto e il basso? Io posso rispondere, non ho avuto esperienze del genere in missione, quindi non lo so per certo, però come mi ricordo di aver sentito raccontare, in realtà quello che succede è che le piante seguono la luce, non avendo, infatti crescono storte, almeno secondo il criterio, diciamo, della verticale nostra, quindi non sono perpendicolari al piano, ma crescono seguendo la luce, e quindi se lo vuoi far crescere, diciamo, devi mettere in mente di... Apposta di esultato da bene spirito critico, perché questo è un altro tipo di esempio di come gli insegnanti siano, come dire, terribili, diciamo solo così. In genere, quando gli insegnanti interrogano,
quasi sempre, anche quando spiegano, cercano di fuorviare. Il mio trucco era stato quello di attirare la vostra attenzione, come fanno i prestigiatori, no? Che con una mano attirano i vostri occhi e poi il trucco lo fanno con quell'altra mano. Allora io ho attirato la vostra attenzione sulla gravità, e invece nel processo di crescita del fagiolo quasi sicuramente la gravità non è l'elemento fondamentale. Dico quasi perché c'entra sicuramente appunto perché non riesce a stabilire una direzione, ma si curva seguendo quello che è l'altro forte stimolo che è quello che e naturalmente questo poi avrà un'influenza sulla sua crescita, sulla robustezza, e diciamo che molto vicino a questo problema è quello per esempio del processo che fissa il calcio nelle ossa degli organismi umani, e sappiamo che uno dei problemi delle lunghe permanenze in orbita è proprio l'indebolimento delle ossa. Vabbè, questo era semplicemente uno spunto per invitarvi come conseguenza di questo interessantissimo incontro a fare qualcosa di concreto. Vedete, se una sera pagate il biglietto, andate a sentire la Ida, e il tenore, la soprano sono veramente in forma, allora voi tornate a casa tranquilli e contenti di avere speso bene i vostri denari perché avete sentito una bella esecuzione. Però finisce lì. Qualcuno di voi la mattina potrà fischiettare Celeste e la domenica ognuno ha le sue. No, questo incontro, intanto non avete pagato nulla. E poi la nostra speranza, come anche organizzatori, anche se di questo dobbiamo ringraziare la provincia e il diritto allo studio, ma ben vengano ovviamente. Ecco, come organizzatori la nostra speranza è che questi incontri abbiano dei seguiti, e i seguiti che auspichiamo non possono essere altro che qualche vostro lavoro, qualche vostra riflessione, qualche vostro problema che poi coinvolga. È chiaro che da soli non sarà possibile risolvere tutte le problematiche che potete magari immaginare. Ecco, se da questa conferenza ci sarà un seguito, nel senso che ci venite a cercare per dare una vostra spiegazione di dove va il fagiolino, questo sarebbe un grosso premio per gli sforzi degli organizzatori. Allora, una proposta e poi l'altro filone di ricerca. La mia proposta per tutti i partecipanti è questa. Allora, il dottor Guidoni è stato ospite, probabilmente, e con piacere lo potremo anche invitare, anzi, se voi farete quello che io vi chiedo, io mi impegno a invitarvi e vi chiederei di provare a scrivere un racconto breve. Nella nostra società italiana purtroppo questo modo di vivere, questo modo di fare non c'è, però dalle tante domande che sono emerse sicuramente segui che nella vostra mente c'è una curiosità. Provate a scrivere qualcosa. Nel liceo scientifico Galilei qui di Siena è qualche anno che viene fatta una sorta di gara. Ora, a me il fatto di dover sempre mettere un premio qualcosa non piace, ma sono queste soffissime mie. Se sarà necessario faremo anche la gara, ma probabilmente io non l'appoggerò. Mi piacerebbe invece avere la possibilità di leggere i vostri contributi, dati perché vi piacciono, dati perché magari ci ponete una questione che si potrebbe discutere insieme. E quindi io mi auguro che possiate proporre qualche breve racconto. Non stiamo a dire 3.000 battute, 10.000 battute, 20 pagine, non lo fate troppo lungo, un breve racconto, ci mettete una bella storia dentro, se ci volete mettere una storia d'amore metteteci anche quella. Siamo a Siena, uno dei precursori delle osservazioni del cielo, Alessandro Piccolomini nel 1500
dedicò alla Laudonia Forteguerri, sono nomi importanti per Siena, un libro, Il Decello. Il Decello, era innamorato e scrisse questo Decello perché voleva che anche i giovani, i nobili, erano tutti e due nobili, allora c'era sta fissa che i nobili dovessero studiare. Ma insomma, oltre che i nobili, lui insisteva a dire che anche i giovani fanciulle dovessero studiare. E come pegno d'amore gli dedicò questo Decello. Allora, non mi scrivete un altro Decello, che sarebbe, ma una storiella un pochino costruita in base alla vostra curiosità sarebbe simpaticissima. E dove trovarci? Non c'è nessun problema, magari la portate al diritto allo studio, la signora Grassi, vediamo se tra le attività che si offrono agli studenti che frequentano l'Ateneo di Siena ci mettiamo a star dietro anche a qualche vostra riflessione. Potrebbe anche essere poi trasformata in una piccola versione teatrale, se la storia la costruite bene. Questo è anche un posto dove si potrebbe recitare tranquillamente, anche in questa la città di Siena ha una nobile antica tradizione. Quindi mi auguro che da questa occasione di incontro possano seguire altre occasioni, perché le vostre domande le possiamo ancora una volta ridiscutere sulla base della lettura di qualche vostra storia. È un altro modo di vedere la fantascienza. La fantascienza seria, la fantascienza che appunto anticipa la scienza, e voi avete l'età e il dovere di cominciare a fare questa scienza, anche quella del futuro. Bene, allora concludo con l'altro aspetto serioso sul quale forse il Guidone ci potrà dare qualche informazione. Ho sentito parlare di qualcuno preoccupato che non ci siano conquiste territoriali, che non si ripeta il colonialismo, che ci mancherebbe. Benissimo, a parte la difficoltà di stabilire le regole, i limiti per cui questo non debba avvenire, vi esorto a riflettere su questo aspetto. Siete tutti troppo giovani per ricordare lo sbarco sulla Luna. Per inciso, ci credete che si sono andati? Allora, io nelle scuole sono stato molte volte impegnato in questi dibattiti, talvolta accesissimi. Vigliacco ci fosse stata una volta che si potesse essere andati al di là delle piccole osservazioni tipo la bandiera sventolava, ma se non c'è l'atmosfera come faceva a sventolare? Allora vi do questo consiglio: andate in internet, c'è un sito che si chiama Bell Astronomy, è gestito da un giornalista scientifico americano che a parer mio fa un lavoro eccezionale. Lui prende tutte le critiche, le opposizioni, e pubblica su questo sito sia le riflessioni, come dire, teoriche, ma anche i documenti, filmati, risultati di misure, eccetera, di tanti esperimenti che sono stati organizzati per portare sostegno alla tesi, diciamo, di chi sostiene che ci sono andati davvero, oppure la tesi opposta. Quello è fondamentale. Stare 3 ore a discutere se la propaganda del paese capitalista è accettabile o meno è sterile. Mentre andare a vedere se è possibile che nel vuoto una superficie solida come è il tessuto di una bandiera può sventolare o meno, andando a vedere quali sono le condizioni che le potrebbero giustificare in presenza di una sola forza di gravità verticale, questo è quello che si chiederebbe a studenti, che poi il tentativo di dimostrare la verità o meno di quella avventura
dipenda da una propria posizione politica ideologica, questa attiene ai desideri reconditi di ognuno. Ognuno può sperare di riuscire a dimostrare che non è vero che ci sono andati, perché così almeno gli si è data una bella manata nel muso. Il problema è che lo si può urlare o lo si può dimostrare. Fare scienza significherebbe dimostrare. Allora, da questo punto di vista, vi volevo segnalare un'altra, e poi la smetto, piccola osservazione, che può riaprire un po' di discussione, ma la rimanderemo al futuro. Quando appunto in quella famosa notte dello sbarco sulla Luna tutto il mondo si disse: ah, quale conquista dell'umanità, in verità quella conquista era stata finanziata con un budget ricchissimo, ma perché, e certamente non ci vuole di essere politici smaliziati a capirlo, perché l'interesse militare del tempo era nel gestire la dinamica di un missile, di un vettore, che doveva poter avere la capacità di portare un carico su determinati obiettivi con grande precisione. Guarda caso fu scelta la Luna. Ci arrivarono gli americani e i russi stavano facendo esattamente la stessa cosa, ma l'obiettivo militare era quello di dimostrare che, essendo stati capaci di portare un uomo sulla Luna, sarebbe stato molto più facile portare 5 bombe nucleari, una su Mosca, una su Leningrado, una su Pechino e così, e viceversa. Quindi in quel caso, al di là dell'alone romantico della conquista dello spazio che può animare i vostri disegni di vita, e benvengano, c'erano queste reali motivazioni per la scelta di un budget milionario. Domanda: a chi frega niente se su Marte c'è stata qualche milione di anni fa qualche litro d'acqua? Adesso la motivazione romantica di tutte le specie, ora abbiamo sentito che anche l'India si interessa a Marte. Quale sarà la reale motivazione per gli indiani di riuscire a scoprire se, oltre a quelle pietracce rosse, non c'è altro? Al momento, fossero coralli, si potrebbe fare qualche collana. Quale sarà la reale motivazione di andare a mandare delle sonde su Marte, a comandarle così remotamente? Non eravate nati voi e delle sonde che si chiamavano Viking anni 80 mandarono a casa delle immagini che io con i miei studenti abbiamo messo a confronto? Certo, le nostre sono confronti fatti un po' alla buona. Vi assicuro che i miei studenti non hanno riconosciuto quale fosse l'immagine della Viking, di questi sassi rossicci, e quale fosse invece l'immagine di qualcuno di questi robottini che adesso ci sono. Allora uno si domanda: ma perché si spendono tutti questi soldi per giocare con i robottini? Questo ve lo lascio come riflessione. Se il dottor Guidoni vuole dare un piccolo contributo. No, lasciamolo. Ok, grazie a tutti. Allora, però la mia proposta è che voi scriviate qualcosa, è validissima. E mi impegna a trovare ragazzi che le reciterebbero le storie che voi potreste mandare. Il diritto allo studio può fare da tramite e collettore di tutto questo. Ok, grazie.